Professore, perché l'amore è un possesso senza proprietà? Sì, l'amore è un possesso senza proprietà, nel senso che tu puoi dire alla persona che ami, tu sei mia non di me, sei mia di te, in me, sei mia come neanche tu immagini di essere, come io ti penso, ti amo. Ecco perché gli amanti hanno sempre questa esigenza di dirsi mi ami per avere conferma di questa interiorità, di questa immagine che si ha dell'altro e che si costruisce. È chiaro, insomma, che dico questo, che l'amore è senza proprietà, l'amore vero è senza proprietà, è un possesso senza proprietà, perché se si fa dell'altro una proprietà, allora l'amore diventa criminale. Cioè diventa una cosa, diventa un'appropriazione, non si lascia neanche all'altro, all'altra, come dire, l'interpretazione della propria immagine, di quelle che gli si dà. E da questo punto di vista l'amore è bello perché non è semplicemente che uno dice va bene, insomma, è una costruzione che uno si fa dentro di sé. Sì, però è anche che c'entra molto l'etica. Sì, è una costruzione, quanto si voglia è una costruzione, però chiama l'altro a riferirsi a quella costruzione. Cioè che la costruzione sei bellissima, cioè ti chiama ad essere bello. Cioè, appunto, insomma, si dice, insomma, questo, insomma, sei bellissimo, sei tutta la mia vita. Questo è importante, sei tutta la mia vita. Senza di te non posso vivere. Però si tratta che l'altra o ciò che ami, qualsiasi cosa tu ami, ti significa la vita per te, ma non è tutta la tua vita come una proprietà, cioè nel senso che tu sei la vita per me, no, tu mi significhi la vita, cioè ogni amato è il significante della vita per chi ama, cioè ti dà vita, cioè la persona che ami ti riempie l'esistenza di vita, ti rende felice. Se la perdi la persona è chiaro che resti senza vita, resti insomma inanimato per così dire. Allora ecco che si cerca l'appropriazione, l'amore criminale è esattamente questo, cioè la persecuzione dell'altro, il non poter fare a meno dell'altro fino alle stragi insomma, di cui siamo testimoni quotidianamente, e togliere la vita perché mi hai tolto la vita, insomma, cioè è una cosa assurda che non si può inquadrare come amore, non diciamo che è per amore che succedono queste cose, succede per un guasto d'amore, succede per la proprietà. Allora l'amore è un possesso senza proprietà, è una passione, intendo fortemente possesso, cioè nel possesso nel senso di mio, ma non di me. Questo lo dico anche in riferimento al sapere, e quindi sapere e amore poi alla fine si rimandano. Sapere amare in fondo è mettere insieme queste due forme di corrispondenza dell'amore come un possesso senza proprietà, ma anche del sapere che è un possesso senza proprietà. Tutto quello che so è mio, ma non è di me. Me l'hanno insegnato. L'ho appreso, l'ho letto nei libri, l'ho letto incontrando delle persone che non sanno neppure che mi hanno dato qualcosa. Io come potrò dare o come potrò considerare di me quel mio Platone? Una bellissima espressione che usa anche Husserl, mein Platon, cioè mio Platone. Cioè sì, è mio, come l'ho letto io, come lo sento io, ma non è certamente di me, sarà pure un altro, completamente diverso come lo è per un altro. È mio, ma non è di me. Quindi il sapere, tutto quello che so è mio, ma non è di me, cioè non è una mia proprietà. Quando il sapere diventa una proprietà, allora ecco, si commercializza oppure insomma si dà prova della propria, come dire, della propria proprietà, via, di quello che si ha. Invece penso proprio che il sapere sia un possesso senza proprietà e quindi va restituito. E va restituito a chi non ce l'ha o perché l'ha perduto o perché non l'ha mai avuto. Quindi l'amore si accompagna alla restituzione. In fondo, chi ama restituisce, se all'altro, ma restituisce ciò che non sa neppure
di dare. Ed è importante anche chi insegna a scuola, la trasmissione del sapere, una restituzione del sapere. Cioè io restituisco il sapere a un altro che non conosco, che non so neppure che cosa prenderà di quello che io sto dicendo, di quello che io avrò detto, insomma, tante volte mi sorprendo di qualcuno, insomma, che mi dice lei poi ha detto, io resto così sorpreso e direi chissà, insomma, che cosa è sua, non è più mia. Però, insomma, come dire, in questo caso è di me, ma in questa formula di rispettare profondamente l'altro, per cui sei di te, non sei mia, sei di te ma in me, sei mia, di te in me. È un giro, insomma, importante che dà conto del fatto che tu non puoi invadere, non puoi, come dire, annullare l'altro, non puoi fare dell'altro una proprietà, non puoi consegnarle ai tuoi ritmi di vita, alle tue esigenze, insomma, ai tuoi bisogni, alle tue necessità. No, ci deve essere questo vivere profondamente, interamente, questo mio di te dentro di me. E trovo che sia importante questo, perché questo, insomma, è un educarsi ad amare, è anche un avere un legame che non sia oppressivo, che non sia soffocante. È difficile. Sì, lo so, è difficile anche quando ci sono dei momenti in cui non senti o non sai o non pensi che l'altra persona ti ami, e allora vai in difficoltà. Sì, ma non ci deve essere questa difficoltà, perché se tu ami così è la tua capacità di amare. Il paradosso è questo, cioè sei tu che sei capace di amare, certo, è l'altro che ti fa affiorare. Come dire, insomma, anche in questo ti fa uscire fuori quello che è già dentro di te. Quindi è importante questo, perché l'altro fa leva, è il significante della vita per te, ti porta la vita, ma nello stesso tempo fa leva dentro di te di quello di cui tu sei capace. Bellissimo il ritorno che mi ha dato sempre un direttore di un istituto penitenziario. Che io dissi anche di fronte al figlio, la persona che ami, insomma, tu dici, tu sei il significante per me della vita. E lui tornò a casa quella sera e si ritrovò con il figlio e gli disse, tu sei il significante per me della vita. È bellissima questa espressione, perché poi mi ritornò a dire questa frase, insomma, professore, la ringrazio perché mi ha fatto capire questa cosa, io a mio figlio dico così. È bello, certo, insomma, cioè, ogni altro ti dà questa significanza della vita, perché io ripeto sempre, noi siamo vita e abbiamo vita, non è la stessa cosa. La vita che siamo è la vita che ogni vivente è rappresenta. E poi la vita che abbiamo sono le nostre scelte, il nostro mondo, la nostra famiglia, i nostri libri, le nostre scelte, tutto quello che si vuole. E devono rapportarsi la vita che siamo e la vita che abbiamo, ma la vita che siamo è semplicemente un altro, ed è soltanto un altro che te la porta, che te la significa. Noi ci consideriamo esistenti, ma non ci vediamo, non ci sentiamo viventi se non quando qualcuno ci fa vivere, ci fa sentire la vita dentro di noi. E allora è questo, sì, è un possesso senza proprietà dell'amore. Io non posso fare proprietà dell'altro, non posso fare proprietà della vita. La vita stessa non è una proprietà, la si esiste, la si viene fuori. E forse, insomma, chi tu ami ti fa venire fuori l'amore che poi è la vita stessa per noi.